controller, svegliati! Svegliati, controller! Controller! Ti prego, dammi l'input! Non essere disconnected, controller! Oh, ragazzi! Ciao! Va tutto bene qui. Nessun disguido tecnico. Come potrebbe mai? È vero, neanche la chat si vede. Ma questo è strano. Beh, il controller ci stavo scherzando sopra. Perché magari un reset avrebbe risolto al volo, ma... La chat assente è strana. La chat assente è strana. Che... Ok, è tornata. Ho resettato l'URL. Sapete che io mi appoggio a un sito esterno per la chat che non ha nulla di ufficiale. Quindi ho sempre la paura che in qualche modo possa scomparire. Mentre il controller, vediamo se resettandolo riesco a dargli vita. Vediamo, eh? Magari è semplicemente un Twitch fart. No. Provo a staccare e riattaccare, vediamo un po'. Non si dovrebbe, eh? Oh, mal che vada, non è importante in questo finale avere il controller a schermo. Però su Demon's Souls Remake... ah no, è su console, quindi... Ok. Beh, secondo me non è neanche da tagliare per YouTube questo inizio. È quel tipo di troubleshooting che ha un lieto fine. Si risolve tramite expertise. Se vogliamo fare la battuta, ma in realtà è vero. E posso darvi, aumentando il volume, il bentornati. Grazie a tutti. Signori, la mia intenzione oggi è di affrontare il finale di Death Stranding e finalmente parlarne con voi. Ci sono diverse cose da dire, secondo me, e averle fresche in testa, davanti agli occhi, ripetute per N volte... Penso che siamo tutti d'accordo. Anzi, no, non è detto. Non è detto che siamo tutti d'accordo. Io vi posso dire, mal tollero come Hideo Kojima e Kojima Productions hanno gestito l'ultima spiaggia. Ne riparleremo. Continua. Fatemi sapere se i volumi sono poi ok. Io... Mi pompo tutto al massimo. Non sto usando il nuovo controller Microsoft perché l'Elite Controller 2 costa il doppio ed è ovviamente superiore, senza che io possa dirlo con certezza visto che non ho fatto test. Quello Series X lo tengo per la console e userò quello per la console perché mi piace variare e studiarmeli. Allora, vai. Avvio scansione. Scansione ID Bridges. Controllo ID. Rilevate armi. Saranno bloccate fino alla partenza. Accettato. Benvenuto, Sam. Ah, non si riparte dalla cutscene. Ok. 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 Pensavo che avrebbe fatto un salvataggio intermedio sulla... sapete cosa? Sapete che facciamo?
Andiamo. Avvio stazione. Fai buon viaggio. Ah, è criptobionte. Oggi avremo di cui discutere, ma anche parecchi momenti di silenzio, sapete? State con me, discutete fra di voi, spoilerate senza alcun problema, liberatevi da qualunque filtro. Oggi vediamo un po' cosa ne esce fuori, perché rivedere il finale di Death Stranding per me è importante. E faremo un'analisi finale, certamente, certamente. Io alzo ancora un po'. Queste sono cutscene. Mi fa piacere che siamo tutti concentrati. Sam. È la prima volta che lo vedo in italiano, tra l'altro. Si potrebbe dire che siamo sulla luna? Oh, Henry Draven. È un grande dono. E grazie del complimento. Sei dolcissimo. Grazie dell'investimento nei miei confronti. Let's go. Grazie a te. Ma, per quanto tutti vediamo solo Evangelion... Grazie. Ed è giusto, perché secondo me la citazione è comunque autorialmente presente. Noi siamo sulla spiaggia di grado superiore. Siamo su un piano d'esistenza più elevato. Il cuore che pulsa il sangue nelle altre spiagge, verso i capillari. Il corpo è qualcosa di completamente ineffabile. Ora, siamo virtualmente fuori dalla Terra, quindi si potrebbe considerare la Luna, ma allora io avrei gradito un ambiente diverso, quindi non la considero tale.
e continuo a sperare che questo dettaglio venga ripreso in futuro. Che cosa accade se io... Guardate questi strand. Capisco. Pier Gianni, grazie di cuore. E bentornato. Allora, veniamo rispediti a riva. Ok. Il London Bridge crollerà, crollerà, crollerà. Ma era una ninna nanna che cantava lui da bambino? Il London Bridge crollerà, oh mia signora. Oppure è Kojima che si spippetta come sempre, perché Death Stranding è troppo questo. Troppo, troppo! Non sono arrabbiato, sono infastidito. E il Last Stranding è già cominciato. Amelie. È troppo tardi. Perché ci hai messo tanto? La tua voce. Non hai ancora capito chi sono, vero? Chi sei? Sapevo che saresti tornato. Forse c'è un codex a riguardo, hai ragione, Livestream. Stiamo attenti, non bisogna neanche essere troppo negativi, ma c'è qualcosa qui che mi stanca, che è un pochino troppo. È Guns of the Patriots alla seconda, però, perché manca quel tipo di concretezza che ti porta attraverso un percorso. È uno sfogo creativo, sono d'accordo. E quindi ha pensato di... Ascolta! Ti voglio bene, Sam. Io ti aspetterò sulla spiaggia. Io ti sto aspettando sulla spiaggia da allora. Tu avresti dovuto fermarmi. Fermare tutto quanto. Bridget. Sì. Benvenuto, Shiro. Shiriko. Sono io, Sam. Dov'è Amelie? Dov'è sempre stata? Nel nulla. Mia figlia Samantha, America Strand, non esiste. Amelie non esiste? Non nel tuo mondo. Mi dispiace, Sam. Ho dovuto portare una maschera così a lungo. Amelie e Bridget. Entrambe sono parte di me. Che cosa vuol dire? Taci e te lo dirò. Non c'è tempo per fare domande. Ascolta. Ascolta e basta. Ok. Ok. Questa cosa è meta e la accettiamo. Ascoltiamo e basta. Questa entità non è Amelie e non è Bridget.
qualcos'altro. Non lo capisci, Sam. Amelie e Bridget non sono che dei nomi. Vabbè, certo, quello corpo che io e anima. È un'entità istintiva. Ok. Perciò, ora che sai tutto questo, hai solo due opzioni. Una sarebbe farsi sparare. Non potresti tornare se ti sparassi qui. Tu te ne andresti dritto all'aldilà. Ma no. Questa non è un'opzione. Uccidere te sarebbe un terribile sbaglio. E io lo so molto bene. Il Last Stranding è già cominciato. Un abisso si è formato tra la mia spiaggia e le spiagge di tutte le anime d'America. E presto sarà inondato da una grande ondata di antimateria, a iniziare da qui. E in un lampo, questo mondo scomparirà. Disintegrato da un'esplosione. Un Big Bang. Ora, questo ci porta alla prima opzione. Non fare niente. Restare qui con me. E assistere alla fine del mondo. E guardarlo bruciare. Insieme. Con me. Fino a che l'ultima fiamma non cesserà. Non sembra poi così male, non credi? Comunque non è che al mondo sia rimasto tanto. E poi c'è la seconda opzione. Con l'espansione della rete hai riunito la gente alle loro spiagge, integrandoli in un universo più grande. Come questo Kipu. Ma così facendo, li hai anche uniti alla mia spiaggia. Proprio la spiaggia in cui ho aperto i cancelli all'aldilà. Non puoi fermare quello che ci aspetta. Ma tagliando fuori me e la mia spiaggia, forse puoi impedire che si diffonda. E potresti scongiurare il Last Stranding. L'umanità vivrà per morire un altro giorno. Allora non deve finire qui. E invece sì. La spiaggia è perduta in qualsiasi caso. Basta uno sguardo per capirlo. Per questo il nostro legame va reciso. E sarà la fine. La fine del Death Stranding. Non puoi impedire l'inevitabile. La sesta estinzione avverrà, che sia oggi o domani. Puoi scegliere una fine dignitosa, rapida e netta e in un lampo. O invece puoi scegliere di lottare invano, sapendo bene che cosa ti aspetta alla fine. Queste sono le tue opzioni. L'hai tenuto tutto questo tempo. Forse hai ancora una speranza di fermare quest'incubo. Tu hai riunificato il mondo. Tu hai il diritto di decidere. O tiri la corda, o tagli il cappio. Qualsiasi cosa decida, non esitare. Sono pronta, Sam Strand. Fa la tua scelta. Aspetta. Io non so cosa fare. Certo che lo sai. Dopotutto non puoi non saperlo. Io ci sono per te. Sempre. Come tu lo sei stata per me.
Tieni. È un acchiappasogni. Portalo quando dormi e io terrò lontani gli incubi. Io sarò sempre con te. Quando sarai grande, ti servirà per renderci di nuovo uniti. E quando verrà il momento, tu dovrai fermarmi. L'unico che può farlo sei tu. Promettimi che ti ricorderai. Sam, io ti aspetterò sulla spiaggia. Ora mi ricordo. Lo sapevi. L'hai sempre saputo. Lo sapevo e non lo sapevo. Facevo così tanti sogni sul futuro. Non sapevo a quali dovevo credere. Per questo ho deciso di condividerli con te e con gli altri. Ma per collegare tutti i punti, per dare un senso a tutto quanto, ti serve una prospettiva. Ti serve tempo. Ma il tempo non ha senso per me. Io non sono una linea. Sono solo un punto. È per questo che non potevo far altro che indicarti le opzioni e far decidere a te. I nostri incubi sono i tuoi sogni. Tu hai trovato il filo che li lega, il filo che li unisce insieme. E l'hai fatto nell'unico modo possibile. Vivere la vita, o giorno per giorno. Grazie, Sam. La pistola non ti aiuterà qui. Ma servirà ancora a qualcosa. Sono stati i legami tra le persone ad aver unito tutto il mondo. E se questo è quello a cui tieni di più, allora resterò qui sulla spiaggia. Resterò confinata qui senza più alcun contatto. Vuoi restare qui? Su, andiamo! Dopo che l'Last Stranding è iniziato, non può essere fermato. Non posso venire con te. Io posso solo cercare di risparmiarvi il peggio. Perché devi restare sulla spiaggia? Sam, io sono la spiaggia. E devo restare qui per assicurarmi che l'estinzione abbia luogo. Anche se sarà tra decine o centinaia di migliaia di anni. Da sola? Una E.E. fa questo. Se solo io avessi fatto il mio dovere, tutto questo non sarebbe accaduto. Ma io non sopportavo più la situazione ed ero così stanca di aspettare. Pensavo che non fossi da biasimare se avessi posto fine a tutto quanto. Così è quello che ho fatto. È stato un inferno. Ma poi tu e tutti gli altri vi siete uniti, tutti connessi. E può darsi che abbiate i giorni contati, ma vi resta la speranza. Prima di ciascuna grande estinzione, la vita si è ribellata, ha contrattaccato. Si è evoluta per sopravvivere. L'estinzione non è soltanto la fine. È anche un'opportunità. E se anche io dovessi pagare per questo, se dovessi sacrificarmi, allora così sia. Anche se non saremo insieme, noi rimarremo sempre uniti. Addio, Sam. Ah!
La pistola non ti aiuterà qui. Ma servirà ancora a qualcosa. Questa scena, se Amélie fosse stata gestita in maniera un pochino più completa, come personaggio presente, non solo come spettro misterioso che canta London Bridge is falling down, falling down, falling down, avrebbe avuto un potenziale emotivo molto più forte. Ce li ha per i personaggi, questo potere, ok? Questi poteri. Li espone, li esplicita con le loro emozioni, con i loro comportamenti, con una regia meravigliosa e dei dialoghi molto, molto forti. Ma Amélie, alla luce dei fatti, per quanto sia comprensibile, e vi dico alla fine il perché, è comunque, se non ho una sbagliata interpretazione, una lunatica. È nata entità istintiva, collegandosi al piano materiale tramite Bridget, perché lei è la spiaggia, lei è il punto, non una linea. Lei è ovunque, in qualunque momento, anche se non riesce a controllarlo, perché è un essere limitato nel suo potere che l'universo le ha concesso come legge naturale. Quindi ha saputo il suo destino di entità istintiva e ha capricciosamente, per collasso emotivo, deciso di accelerare l'evento, imbastendo un piano folle con Higgs, il quale poi non è stato portato a termine perché ci ha ripensato. Mi sfugge qualcosa. E per annullare il suo attuale piano ha utilizzato Sam come strumento anti-Higgs, il quale aveva comunque ottenuto dei poteri da lei ed era diventata una scheggia impazzita. Era esaurita dallo stare da sola. Ok, esatto, credo che in soldoni sia questo. Però poi è lei che separa Higgs da se stessa, in qualche modo. Quindi fino alla fine comunque usa anche Higgs come capro espiatorio per giustificare la missione delle città d'America. E infatti il fascino è il fatto che Amélie è la prima entità istintiva della storia del pianeta con una coscienza e cogito ergo sum. Per questo ha causato sto bordello, perché il mammut non aveva questa consapevolezza di sé e ha agito come l'universo lo guidava. Amélie? No. È successo un bordello. Quello non è il promontorio dove è caduto Sam tempo fa. Ehi! Ehi! Ehi!
Amelie! Taci e te lo dirò. Non c'è tempo per fare domande. Da piccolo facevi spesso dei brutti sogni. E piangevi sempre mentre sognavi. La verità è che quei sogni non erano tuoi. Erano miei. Da quando ne ho memoria ho sempre sognato la spiaggia. Non solo mentre dormivo, ma anche quando ero sveglia. Nei miei sogni ho visto la fine del mondo tante di quelle volte. Innumerevoli estinzioni che avevano distrutto la vita sul pianeta. Ripetute più e più volte. All'inizio non capivo che cosa fossero e perché le sognassi. E non era la parte peggiore. Facevo altri sogni molto più terribili. Sogni di morte e distruzione. Di un'immensa estinzione futura. Come questa. Ed ero sempre io a porre fine a tutto quanto. A provocare il Last Stranding. Come ho fatto oggi. Amelie. Mi sbagliavo, va bene. Sono Sam! Mi sbagliavo, va bene. Amelie! C'è nessuno? Sono Sam! Amelie. Qual è l'innesco che manda avanti la storia? Il tempo? O il sedersi? Prima operazione. Avevo solo 20 anni. Sarebbe da vedere con le speedrun di Distortion. Quando riaprì gli occhi, mi ritrovai sulla spiaggia. Non mi è chiaro perché sia blu. Appena ripresi conoscenza, ero di nuovo in un letto di ospedale. Ma ero divisa tra due mondi. Bridget, il mio A, in quello. Amelie, il mio K, in questo. In qualche modo riuscivamo entrambe a coesistere. Presto, l'età iniziò a non coincidere. Solo il corpo di Bridget invecchiava. Grazie alla spiaggia, Amelie rimaneva uguale. Così inventai una bella storia. Dissi alla gente che Amelie era mia figlia. Una figlia con una malattia debilitante e un padre assente. Sì, è ovvio che è legato alla morte, però... Guarda. Forse Amelie. Sam è morto e non sta riemergendo
per ora. Significa anima in francese. Un'anima che è una bugia. Non c'era Amelie. C'ero solo io e la spiaggia. È il colore assente nell'arcobaleno, tra l'altro. Da prima lo considerai un problema. Ma in seguito iniziai a pensare... Potrei usare tutto questo. Cercai di saperne di più sulla spiaggia. Perché comprendere la spiaggia era la chiave per interpretare la mia visione del futuro. Esatto, anche Hartman era blu. Sì. Non puoi. Dai, ho appena cominciato. No, non apprezzo questa parte. È terribile. Ehi! Maledizione! Amelie! Ehi! Dai, ho appena cominciato. Qualcuno mi serve! Sì, esatto. Siamo precedentemente... Siamo in un momento precedente alla reimmersione. Dai, ho appena cominciato. In una stasi forzata. Sì, sì, il motivo livestream è assolutamente lecito. L'esecuzione... No. Mi resi conto che la spiaggia era collegata al mondo dei morti. E lì da qualche parte giacevano i ricordi di tutti i tempi passati. I ricordi di ogni organismo che fosse mai esistito. Oltre 4 miliardi di anni di storia biologica. Una storia che affonda le radici nella creazione dell'universo. La rete chirale e tutto ciò che ne è seguito sono nati dalla ricerca di quella conoscenza. Passando i dati per la spiaggia, non eravamo legati alle restrizioni temporali. Simulazioni che avrebbero richiesto anni erano eseguite in poco tempo. Quello che la Terra aveva perso e dimenticato poteva essere ricostruito e ripristinato. Però poco dopo l'inizio delle ricerche, l'America vide la prima voragine. Mi sembrava di non avere più tempo e che i miei incubi diventassero realtà. Così cercai di completare la rete chirale il prima possibile. Il passato aveva tutte le risposte, se solo avessi trovato il modo di collegarle insieme. Una rete che collegasse il nostro mondo e la spiaggia sarebbe stata la soluzione. Allora iniziai le ricerche sui Bridge Baby, bambini collegati al mondo dei morti. Qual è la causa della comparsa di un'entità istintiva? Qual è stata la causa delle 5 grandi estinzioni di massa? Con le risposte a queste domande, avrei saputo come fermare la sesta. Ho fondato la Bridges, più determinata che mai a creare una rete chirale estesa a tutta l'America. Ma più combattevo la guerra contro l'inevitabile, più diventavo debole. Il mio Ha aveva il cancro. La punizione della spiaggia, forse per non essermi comportata come una brava EE. E poi, all'improvviso, il mio Ha morì. Non potevo finire ciò che avevo iniziato. Così, ti chiesi di farlo per conto mio. E tu l'hai fatto. Hai contribuito a completare la rete
ci hai aiutato a recuperare tutto ciò che l'universo ha vissuto dal principio fino a questo momento. Ogni mistero poteva essere risolto, come questo. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che diede origine al tempo e allo spazio. In realtà, fu più frutto di fortuna. Tutta la materia e l'antimateria si sarebbero dovute neutralizzare senza lasciar nulla. Ma in qualche modo, un minuscolo frammento di materia sopravvisse quanto bastava. Bastò a creare questo mondo e tutto ciò che ospita. Un mondo che non dovrebbe esistere, un mondo sbilanciato. L'ordine inevitabilmente porta al caos. Tutto ciò che vive inevitabilmente muore. È quasi come se l'universo cerchi di riportarci al nulla da cui proveniamo. Forse con le grandi cinque voleva eliminarci dalla faccia della Terra. E tuttavia, la vita è sempre riuscita a sopravvivere quanto bastava. Quanto bastava per beffarsi del volere del cosmo. Lo sai? Inizio a pensare che l'estinzione può essere la chiave per evitare l'annientamento totale. Obbliga la vita a lottare per sopravvivere, a resistere, a esistere. È per questo che le grandi cinque diedero impulso alla vita invece di estinguerla. Dalle ceneri dei morti rinascono i vivi. Più forti e saggi. Eredi del patrimonio dell'esistenza stessa. Sfidano l'universo e rifiutano di arrendersi. Dicono: stiamo ricominciando a vivere. L'estinzione è un'opportunità. C'è nessuno? C'è nessuno? Sembra di star giocando nell'episodio 26 di Evangelion. È vero. Maledizione! Amelie! Amelie! Maledizione! Amelie! Non può essere. Non può essere. Non può essere. Tutto qui, sono tutto qui. C'è nessuno? C'è nessuno? Mi senti? Da questa parte. Sono Sam. Non può essere. C'è nessuno? Dai, quel giorno ho premuto il grilletto due volte. L'ho capito subito di aver commesso uno sbaglio. Ho trovato la tua spiaggia e ti ho cercato ovunque. Sam! Eccoti qua. Sta cosa è incredibile che ci sia. È fantastico. Vuoi andare a casa? Andiamo a casa. Io volevo
Io volevo solamente liberarti dalla morte, una volta per tutte. Non temere. Conosco la strada. Ma così facendo, ho alterato il fondamentale equilibrio tra la vita e la morte. Io volevo soltanto salvarti. Io sono un'entità istintiva. Il mio destino è portare la nostra specie all'estinzione. Ma in quel momento sei diventato parte di quel destino. Sei diventato un riemerso. E le Dooms hanno cominciato a diffondere i miei incubi in tutto il mondo. Ho coinvolto io, te e tutti quelli con le Dooms in questo. Poco tempo dopo si verificò il Death Stranding. I morti non lasciavano il nostro mondo e le CIA attraverso la mia spiaggia andavano a divorarli, scatenando altre voragini. Eventi che avrebbero avviato il mondo sulla via dell'estinzione. Ho ritenuto mio dovere sacrificarmi, osservare gli eventi compiersi da questa spiaggia, oppure anticipare il Last Stranding per porre fine a una morte lenta. Visto che queste erano le mie uniche opzioni, ho scelto di farla subito finita. Per scatenare il Last Stranding volevo che tu, che sei parte di me, fossi qui. Avrei potuto assistere all'estinzione mentre avveniva con te, al mio fianco. Ma adesso che sei qui, c'è un'altra opzione. Tu puoi tagliarmi fuori. Una E non ha questa opzione. Però nei miei incubi ho visto un altro futuro, quello che tu hai scelto. In cui l'estinzione è una speranza contro un totale annientamento. Make you
La pistola non ti aiuterà qui, ma può sempre esserti utile. Non ha detto quello. Quindi, in questo istante, l'uso del grilletto, la sua volontà di suicidarsi per la insostenibilità della solitudine e del vuoto intorno a sé, rende la pistola importante per lui, la sua anima e la sua esperienza di vita. Indi per cui la pistola ora lo collega a persone che sono presenti sul piano materiale come Deadman. È così. Dovrebbe essere così. Ascolta, Sam. Sono stata io a farti incontrare di nuovo Cliff. C'era una cosa che volevo tu sapessi. Tu non sei stato abbandonato. Non sei da solo. Non capisci, Sam. Tu devi vivere. Grazie, Naomi.
Però è un modello low poly di Sam. Io ho qualcosa da dire di importante su questa cosa, su queste figure. Vedete, una cosa importantissima che vorrei discutere con voi è proprio il ruolo di questa entità. Questo è Rius con il bambino. Allora, al di là del fatto, ok, che ovviamente non dovremmo poterle vedere, il loro ruolo è essere entità ineffabili, diciamo, indecifrabili più che ineffabili, ma anche ineffabili. Quello che accade qui è per me un momento nel quale Death Stranding non ha senso da solo. È qualcosa che su se stesso non si può sorreggere, perché i casi sono due e in entrambi non funzionano. Salvo che ci sia un terzo che non conosciamo, che arrivi in un sequel o che venga spiegato in qualche modo da una community o dal fatto che è stato comunque scritto male. Ossia, è normale che una risposta ci deve essere, perché Kojima non si inventa le cose solo per creare mistero, non è quel tipo di autore, non l'ha mai fatto. Quindi il suo sfogo creativo sarà di talmente tante idee in un'unica produzione che forse va in oversaturation. Che cosa significa? Che noi qui abbiamo cinque entità, ok? Cinque entità immobili che sovrastano questa spiaggia, la spiaggia di Sam. Non erano presenti all'interno della spiaggia superiore di Amelie. Quindi di cosa stiamo parlando? Del fatto che ci sono due opzioni. Una sono le cinque entità estintive dei tempi passati e delle precedenti estinzioni, che in qualche modo comunque hanno assunto nella spiaggia di Sam una forma umanoide. L'altro caso è che sono Malingen e Mama, Deadman, Diehardman, Fragile e Heartman. Sono sempre cinque. Ok? Quindi che cosa accade? Che in entrambi i casi non ha senso, perché queste figure appaiono dinanzi alla grotta semitrasparenti al prologo del gioco. Ora, uno potrebbe dire, ma no, quelle erano normali CA e lui le percepiva. E no, non è vero, perché le CA non si sarebbero allontanate in quel modo, sarebbero scomparse. Sarebbero rimaste lì a fare un bordello. Ed erano posizionate nella stessa maniera, in proporzione con le stesse distanze. E che cosa mi rappresenta avere quelle immagini lì?
perché a Sam? Se fossero le precedenti entità istintive, perché Sam è parte di Amelie ed è la causa iniziale delle Dooms. A quel punto assume un po' di senso, ma un pochino. E soprattutto, nel finale finale finale, i bambini sono i Bridge Baby di quali luoghi, di quali sacrifici e perché? Diventano veramente liberi per arrivare nel reale al di là e quindi sono bianchi? Ne riparleremo. Però... Laggiù! Sam! Di qui, Sam! Redman! Arriviamo, Sam! Sei pronta, Franciai? Pronto. Sam! Sam! Lo vedo! Va bene. Portami da Sam! Sam! Oppure le vedono tutti, quelli che hanno il Dooms, che sono pochi comunque, però... Non mollare. Sei ancora connesso. Ehi, Death Stranding, tutto bene? Stai ok? Daddy, Death Strandino? Come va? Ok, bravo. Bene. Secondo voi? Se la cava il salvataggio? Di tutti i momenti di instabilità proprio nell'estinzione? Meta, esatto. Allora. Riconnettiti ai crash. Allora. Ok, questo è un buon background che non ho mai visto, tra l'altro, perché chi diamine smette di giocare in questo momento? Mai.
Corri, Sam. Per l'amor di Dio, corri. Vai. Vai, Sam. Ti prego. Per favore. Vai, Sam. Runsa, runsa, quelle gambe pazze. Per favore. Sono lì, ti prendo la gamba, Sam, c'è già il bla bla bla. Il London Bridge deve crollare, deve implodere il London Bridge, come le ho... Mi è fatto. Come fai? È qui, è qui! Sì, la tua arma! Cazzo! Cazzo! Di qua! Sono Sam! Qualcuno mi sente? Qui dove? Sono Sam! C'è nessuno? Qui dove? C'è nessuno? Amelie! 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 Allora, che cosa ti succede, Death Stranding? Ho già trovato un post su Reddit con questo problema. Allora, su Reddit dicono, credo sia successo anche a me, ho dovuto aspettare un paio di minuti ma si è risolto da solo. Ok. Il fatto è che c'è solo un post su questo. Mi sembra strano comunque che accada. Chapter 14 not starting after chapter 13 is completed. Ok, c'è un'altra soluzione. Ok, hanno trovato la soluzione. È un problema di ottimizzazione PC. D'accordo. Visto che sono passati già minuti e che non vedo il PC sotto strana stanchezza, né di RAM né di GPU, vediamo se si può risolvere. Come dicono loro, mi fido, secondo me sì. Secondo me ci sta. Mi dispiace sia una perdita di tempo, ma non mi sento minimamente in colpa, Death Stranding. Che cacchio. Gira così bene. Tra l'altro è un porting fantastico. Fantastico. Non saprei dire, non saprei proprio dire cosa ha causato questo problema. Proviamo a vedere se la soluzione funziona. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' nel gruppo dei tecnici, penso che non ci sia nessuno che... Ok, nessuno.
Allora, vediamo un po'. La soluzione dovrebbe essere andare in sistema, opzioni, grafiche, memoria per lo streaming, predefinita. O bassa. Io ho detto, predefinita dovrebbe bastare. Vediamo. Poi se qualcuno di tecnico riesce a comprendere il motivo, magari anche dei miei moderatori e tecnici, ne parliamo dopo e plausibilmente vi farò sapere. Vabbè. Però è strano, nel senso che comunque io ho 6 giga di VRAM. Cazzo, sì. Vai, dalle uno scappellotto. Poi in tutte le altre cazzi non c'è mai stato un problema. Ha funzionato. Per troppo tempo abbiamo vissuto come estranei tra di noi, divisi da muri eretti per proteggerci dagli altri. Ma con il completamento della rete chirale possiamo finalmente considerarci un popolo unito. Oggi siamo qui per celebrare la nascita di una nuova nazione. Una nuova nazione per un nuovo mondo, le Città Unite d'America. Io avevo promesso di sostenere e difendere la Costituzione degli Stati Uniti, sebbene quella fiera repubblica non esista più. Noi siamo qui e io, il vostro presidente, giuro solennemente di sostenere e difendere voi, il popolo. Non permettiamo che nascano muri tra noi, che le maschere nascondano chi siamo. Diamo vita a una nuova America. Un'America in cui noi possiamo guardarci negli occhi, in cui possiamo parlare liberamente e farlo a cuore aperto. Le abitudini sono dure a morire, ma io credo, cari compatrioti, che abbiamo la forza e il coraggio di risollevarci dal passato e abbracciare il nostro futuro. Il Death Stranding fa parte di quel passato. Una reale minaccia, monito costante dello scampato pericolo. Il fatto di essere qui oggi è la dimostrazione della grandezza non di un solo individuo, ma della nostra capacità di stare insieme, dei legami tra di noi, della nostra grandezza collettiva. Ogni cosa è destinata a finire, compresi tutti noi. Ma se sapremo assaporare ogni momento, provare gioia nella promessa del domani, amare la speranza e rifiutare la disperazione, noi vivremo per sempre. La presidente Bridget Strand e anche sua figlia, Samantha America Strand, hanno sacrificato tutto per coltivare la speranza che noi come popolo tornassimo uniti. Il fatto che oggi non siano qui per
vedere i frutti del loro impegno. Ci riempie i cuori di profonda tristezza. Ma ciò che ci conforta è la consapevolezza che il loro ricordo vivrà nella rete chirale e nei nostri cuori. Noi resteremo sempre tutti connessi. Ma c'è un altro eroe in questa storia. E ciò che ha fatto forse non avrà il meritato riconoscimento. L'America ha ancora bisogno di quell'eroe. Di quella persona senza la quale noi non saremmo qui. Il suo nome non è importante. Voi sapete chi è. Ed è a quell'eroe misconosciuto che mi rivolgo adesso. Sei stato tu a farci tornare insieme. A farci ridiventare una nazione unita. E anche se un giorno tu e io non ci saremo più, continueremo a... Dove te ne vai, Sam? Stufo di essere l'eroe misconosciuto? No, me ne vado e basta. Lei non c'è più. Fermo, aspetta. C'è una cosa di cui devo parlarti. Ah, adesso non ti dà più fastidio? È fantastico! Senti, tu lo sai come abbiamo fatto a portarti via dalla spiaggia? Volevamo usare la bambola, però non ce l'avevamo. Allora mi sono ricordato di un'altra cosa. È proprio quello che penso. Sì. Che c'era di più connesso alla spiaggia di Amelie del cordone ombelicale della Presidente? Hartman pensava che l'avesse affidato a me proprio per questo. Purtroppo, però... Non ha funzionato. Già, aveva già isolato la sua spiaggia. Era come sparita. Non sapevamo se lei ti avesse trascinato con sé nell'aldilà o mandato su un'altra spiaggia. Ci siamo proprio spremuti le meningi. Hartman e Mama si sono separati. Ti hanno cercato su tutte le spiagge dove potevi essere arrivato. Abbiamo cercato per un mese senza ottenere il minimo risultato. Un mese qua fuori. Quanto tempo là dentro? Credimi, è molto meglio che tu non lo sappia. Stai tranquillo. Non c'è traccia di invecchiamento precoce. Alla fine, questa ci ha condotto da te. Quando ormai stavamo per mollare, Ty Hartman ci ha ricordato di questa pistola. Così ne abbiamo seguito le tracce e ci ha condotti a un angolo sperduto della tua spiaggia. E bingo, eri proprio lì. Mama è quella che ti ha visto per prima. Ti ha individuato dalla sua posizione privilegiata nell'aldilà. Ha informato Lochne grazie alla loro connessione e Hartman ha confermato la posizione in una ricognizione successiva. Il piano era che Fragile praticamente catapultasse me e Lu nel luogo dove eri. Così ti avremmo salvato. Ma non è semplice mandare più individui sulla spiaggia di un'altra persona per un periodo di tempo prolungato. Ed è qui che entra in gioco il cordone ombelicale. Abbiamo fatto questi con il DNA della Presidente Strand. Fungono da singolo nodo che ci unisce tutti quanti. La Presidente doveva sapere cosa sarebbe accaduto. Paradossale, no? L'arma che ha generato tutto questo casino si è rivelata la chiave per salvarti. Amelie ha detto che aveva un altro scopo. Non è un'arma. È un'ancora di salvezza. Un bastone che diventa corda. Credo che si possa riassumere così. Questo è geniale, però... Questo è veramente geniale. Oh. Se... Non puoi sapere da quanto desiderassi abbracciarti. C'è un'altra cosa che devo dirti. Top secret. Riguarda Cliff. La madre di BB si chiamava Lisa Bridges ed era la compagna di Cliff. Lisa Bridges? Lo sai? Cliff fu ucciso da un uomo che fu annotato negli archivi solo come John. Forze speciali americane. Tra i migliori, a detta di tanti. In seguito fu braccio destro della Presidente, che lo usava per fare il lavoro sporco. Gli archivi riportano che svanì nel nulla dopo la morte di Cliff. Fu emesso un mandato, ma poi fu ritrovato morto. A volte certe persone sono più dure a morire, però. Il
Caro John si mise una maschera e riapparve con una nuova identità. Ma non si può illudere la rete chirale. Abbiamo recuperato documenti che poi Mama ha sepolto negli archivi. E tu sei l'unico, a parte noi, a potervi accedere. Dai un'occhiata se ne hai voglia. Ma non dire che non te l'avevo detto. Il presidente è nell'armadio ha molti, molti scheletri. Non mi fido di lui, ma lavorerò con lui se necessario. Ne riparliamo dopo. Sam. Non mi aspetto che tu mi perdoni. Ma vuoi almeno ascoltarmi? Però starebbe da chiedere per cosa in questo momento. Lui non sa. Io ho ucciso il capitano Clifford Anger. Potrei dirti che l'ho fatto per l'America. Per patriottismo. Ma non è così. L'ho fatto per lei. Perché io l'amavo con tutto il mio cuore. Beh, ha appena scoperto che suo padre, comunque, sì. Rappresentava tutto per me. Tutto quanto. Non sono venuto a inventarmi delle scuse. Voglio solo che tu sappia che non un giorno è passato senza che ci pensassi. Il tempo non ha aiutato. E neanche la maschera. Ti prego! Fammi finire. Lui. Il capitano mi salvò la vita. Lo sai perché mi chiamano Die Hardman? Perché lui non mi lasciava morire. Mi faceva sempre riportare il culo a casa, ogni volta. E io gli volevo bene. Così come amavo lei. E quando lui mi ha guardato in quel modo, quel fantasma, ho capito, era venuto per uccidermi, per fare giustizia. E perché non farlo? Perché non l'ha fatto? Non è riuscito a salvare il suo bimbi. Ed è per questo che è tornato. Credo che quando lui ha visto che mi impegnavo a fare la mia parte per l'America, si sia ricordato chi era. E allora mi ha perdonato. Ma io non lo merito, maledizione! Il perdono non esiste per ciò che ho fatto. Oddio! Ma può darsi che questo sia come un perdono. Forse mi ha riportato qui dalla spiaggia per una ragione. Per un'ultima volta.
Lui voleva da me che continuassi. Che continuassi ad essere Die Hardman. No. Non è vero. Nessuno vuole un presidente che crede d'essere immortale. E se non temi la morte, come puoi apprezzare la vita? E la vita è appesa a un filo, ora come ora. Le abitudini sono dure a morire. Ma è ciò che dovrà succedere se vogliamo costruire insieme un'America migliore. La pistola non ti aiuterà qui. Lo ha detto lei, non io. Cazzo. Grazie, Sam. Cioè, questo è comunque, per il personaggio, per quanto mi riguarda, un sequel hook. Come quello che sta per succedere con Fragile. Sono sequel hooks. Sono appesi che chiudono un personaggio, ma offrono la possibilità di vederne una scena cruciale successiva. Ciao, Sam. Ti stavo aspettando. Lu! La sua morte. Non si muove. In fondo non ha mai vissuto davvero. Non in questo mondo, almeno. Alla fine è arrivato l'ordine di soppressione. C'è il rischio di necrosi. Il corpo non può restare qui. Ho pensato che magari vuoi occupartene tu. Madonna. Potresti provare a togliere Lu dalla capsula per vedere che cosa succede. Ma sarebbe un'aperta violazione di un ordine esecutivo. E ci sono leggi ben precise al riguardo. Ora che siamo una nazione. Io la forza di farlo proprio non l'ho avuta. Ma se l'alternativa è opporsi al presidente, neanche in questo riuscirei. Non io. Va bene. Andrò io all'inceneritore. Io qua in blind. Prima che tu vada, vorrei controllare delle cose. Non avevo ancora visto il launch trailer, perché non esisteva. Ho messo le tue M-Link offline. In questo modo non c'è niente che ti impedisca di rimuoverle. Quindi le UCA non saprebbero dove sei né come trovarti. Saresti invisibile. Quando userai l'inceneritore, sarai riconnesso automaticamente alla rete. Ti ricorderai quello che ti ho detto? Certo, sicuramente. Dire che quando ci riesce, quanto potenza. Com'è il tempo? Non credo che ti servirà l'ombrello. Ho deciso di realizzare il sogno di mio padre. Tranquillo, non ho intenzione di mischiarmi con i terroristi. Le UCA mi proteggono. Siamo la prima società privata di corrieri a essere autorizzata. Stai facendo strada in questo mondo. Congratulazioni. Grazie. Aspetta, c'è una cosa che devo dirti.
Non ho sparato a X. Non sono riuscita a farlo. Ho dato a lui la scelta. La morte o la solitudine eterna sulla spiaggia. Mi pare giusto. Tu non ami distruggere le cose. Infatti, rimetto insieme i pezzi di solito. E riconnetto. Sono fragile. Ma non sono così fragile. Ti va di lavorare per me? Mi serve uno come te. Il mondo è ancora a pezzi. Proprio come prima. Cosa non lo è? Ma noi siamo qui. Continuiamo ad andare avanti. Non tutti. Io no. Ma dai, sei stato tu a riunificare l'America. Non è così? Ma non c'è un posto per me. Non ho legami con niente e nessuno. Tanto vale essere morto. Lo pensavo già quando ci siamo conosciuti. E lo penso ancora. Non fingere di essere quello che eri. Hai imparato a toccare, a sentire. Ti sei connesso alle persone, a noi. Tutto ciò che tocco, lo perdo. Sam! Sì, sì, questo non è un sequel hook. No, no, è chiaramente una conclusione narrativa che non lascia adito a nessun prosequo. Forza, Lou. È l'ultima consegna. Ci siamo. Tutta questa parte, da quando si torna da quella merda di spiaggia, è a un livello qualitativo immisurabile. Signori, alzate il volume. No.
Igor. Penso che ci siamo. Va tutto bene, Lou? In fondo non ha mai vissuto davvero. Non in questo mondo, almeno. Beh, grazie di tutto, Lou. Questo bambino è speciale. Un vero prodigio. Sarà il bimbo ideale. Qui abbiamo una chicca di regia. Sì, altrimenti sarà un sacrificio. Un pilastro. Un ponte. Lei si metteva la maschera per nascondere la sua somiglianza con Amelie. Ti ho portato un astronauta. L'umanità può andare ovunque, persino nello spazio. Molto presto uscirai da lì. E appena tutto questo sarà finito, ti porterò ovunque vorrai andare. Cerca qualcuno? Cristo santo. John. Sei tu? Capitano, che cosa ci fai qui? Mia moglie è ricoverata. Perché non succeda come l'anno scorso? La voragine a Manhattan. Mi dispiace tanto. Non lo sapevo che era tua moglie. Non era questo l'accordo. Hai detto che avreste fatto tutto il possibile per salvare Bibi. È così. Ma ancora non possiamo lasciare andare tuo figlio. Devi credermi se ti dico che è per il suo bene. Credere a una che porta la maschera non ha detto altro che bugie. Io ho il dovere di proteggere il nostro paese. Le bugie sono una spiacevole necessità. La presidente mi ha dato massime credenziali di accesso. Con quelle ho manomesso il sistema di sicurezza. Abbiamo 5 minuti prima che si resetti. 5 minuti per parlare liberamente. Prendi il BB
e vai via da questo posto. Non posso fare niente per tua moglie. Mi dispiace. Tu sei stato il mio comandante, ma io ho fatto un giuramento alla presidente. Proteggere lei e il paese a tutti i costi. Se la presidente mi dà degli ordini, devo eseguirli. Devo farlo. Però in guerra eri tu il mio superiore. E la tua famiglia non si merita questo. Tutto questo. Perché mi stai aiutando? Se ti scoprono. Perché tu mi hai salvato la vita, capitano. E non solo una volta. Quando il comando ci aveva spedito in quell'inferno, sei stato tu a riportarci a casa. Allora credevo di essere invincibile. Credevo di essere quasi un supereroe. Ma io non sono un eroe. Tu sei un eroe. Ed è tuo il merito se sono ancora vivo. È giunto il momento di ripagare il debito. Porteranno tuo figlio in una nuova struttura domani. Non lo vedrai mai più. Servirà da pilastro per una nuova rete di comunicazione. Un sacrificio per una nazione che non esiste più. Ho scritto tutto ciò che devi sapere. Così l'ho tenuto fuori dal sistema. Brucialo quando hai finito. Il resto è nelle tue mani, capitano. Credo che questa sia tua, capitano. Non posso spegnere le macchine che tengono in vita tua moglie da qui. Il sistema non lo permette. Perciò, questa è l'unica tua opzione. C'è un allarme che suona se la linea è piatta. Ho fatto sì che il sistema alteri i parametri. Ma c'è poco tempo. Al massimo 5 minuti. Non esitare, capitano. È la tua unica occasione. La moglie va uccisa per separarla dal BB, tra le altre cose. Mi dispiace, Lisa.
Non temere. Mi prenderò cura di lui, te lo prometto. Te lo prometto. La mia anomalisa. Perdonami. Bibi. Bibi. Bibi, mi senti? Mi senti? Sono papà. Il fatto che le cutscene non filtrino o censurino nulla è qualcosa che stimo profondamente. Ho tolto la connessione alle tue M-Link. In questo modo non c'è niente che può impedirti di rimuoverle. Se tu lo facessi, le Uka non saprebbero dove sei né come trovarti. Saresti invisibile. Quando userai l'inceneritore, sarai automaticamente riconnesso alla rete. Potresti provare a togliere il LUD dalla capsula per vedere che cosa succede. Ma farlo sarebbe un'aperta violazione di un ordine esecutivo. Irrealizzabile al di fuori della capsula. C'è il 70% di rischio di un danno irreversibile se cercassi di rimuoverla.
Fermo! Ehi, mettila giù! Gettala! Mettila giù! Indietro! Cazzo! State indietro! Non sparare, non sparare! Va bene. Prendilo! Oh, non farlo! Ci penso io a lui. Mi dispiace, capitano. Fermi! Non sparate! Anche voi! Restate lì! E non aprite il fuoco! Signore, o dovremo aprire il fuoco. È senza scampo. È in trappola. Se ne occuperà la vigilanza. Che cosa succede esattamente? Questa disgrazia. Mi dispiace, Lisa. Ho fatto un casino. Ho rovinato tutto. Questa parte è a fine, se nessuno tiene. Ma è lì dentro, io l'ho visto. Ti sei sbagliato. È dall'altra parte. Vai! Il signore. No, forza la porta, è qui dentro. Muoviti, idiota! Baby. Non temere. Tranquillo. Io sarò sempre con te. Ecco il tramonto. La luce è vinta. Fai uno sbadiglio. Non serve far finta. Tra le mie braccia sarai protetto. Ti collerai il mio amore.
ho scoperto che sarei diventato padre, ho avuto tanta paura. Paura di quello che significava. Dovevo essere presente per te e tua madre. Sempre e comunque. Non sarei più potuto andare in missione e rischiare di essere ucciso. Non avrei potuto lasciarvi soli. Non più. Allontanatevi! Subito! Avevo sbagliato tutto. Tutto quanto. Diventare padre non mi ha reso pavido. Mi ha reso coraggioso. Scusa. Scusa se l'ho capito solo ora. Capitano, com'è conciato? Non fare lo stesso errore. Sii te stesso. Sei libero. Oh mio Dio. Capitano, devo chiederti di consegnarmelo. Sparagli, John. Dammelo. Ti prego. Sparagli. Ti ho dato un ordine, sparagli. Mi hanno detto che ti chiami Sam Porter. Ma tu sei Sam Bridges. Mio figlio. Il mio ponte per il futuro. Senza di te, io sarei stato solo uno qualsiasi. Un perdente. Senza via d'uscita. Nient'altro che un ostacolo. Osservavo il mondo che la gente come te cercava di costruire. Dividere le persone era l'unica cosa in cui ero bravo. Ma tu no, Sam. Tu riunisci le persone. Tu sei un ponte per il loro futuro. E per il mio. Dai, Sam. Alzati. Sono io.
No, anche Baby. Sam, eccoti qui. Vuoi andare a casa? Andiamo a casa. Non temere. Conosco la strada. Che il suo futuro come BB è finito ora che la connessione con l'aldilà è interrotta. Sono stata io a tagliare il cordone, perciò sì. Senza morte riemerso nel mondo dei vivi. Dovremmo congedarlo.
Diciamo più o meno di sì. Toglielo dalla capsula. Lo crescerò come fosse mio. Avanti, Lu. Svegliati. Forza, Lu, svegliati. Forza, Lu. Su, avanti, svegliati. Devi svegliarti. Forza, Lu, svegliati. Svegliati. Avanti. Svegliati! Salute, svegliati! La cosa più bella di questo finale è come ci si arriva, quindi quello che succede dopo la spiaggia, e quest'ultima scena. Però c'è parecchio mal di testa. Mi perplimono molte cose. Quello che accade tra Sam e Cliff nell'onirico ricordo che diventa interattivo per lo spirito di Sam, o comunque la sua percezione del passato, non mi è chiaro. Le spiagge sono qualcosa di concreto per quanto distaccato dal piano materiale, ma allo stesso tempo quella scena dell'abbraccio si è quasi perfettamente ripetuta. Questo che cosa... Non posso rimettere l'audio, non è il caso su Twitch. e quindi il modo in cui riescono a
parlare fra di loro, interagire e allo stesso tempo causare la morte di Sam a causa del fatto che mostra le spalle a Bridget. Che cosa significa se lui fosse stato coricato davanti al letto ormai mortuario di Lisa? Non gli avrebbero mai sparato al bambino. Per quanto sia stata Bridget a prendere la pistola in mano, tenendo il polso di John, e quanto puoi essere impulsivo o sfortunato a colpire il bambino. Il modo in cui lei cade a terra e tocca il bimbo, il modo in cui il corpo di Clifford cade a terra, è basato sul fatto che lui è di spalle. E quindi, che cosa dannazione è successo lì? Qual è questa connessione? Perché Clifford ha spiritualmente la stessa cicatrice che ha Sam? Amelie ha voluto riportare Clifford dall'aldilà al piano delle spiagge per far sì che Sam scoprisse qualcosa. Ho capito, però è tutto molto tirato. E quei 5 bambini luminosi, che cosa dannazione rappresentano? Qual è il loro ruolo? Qual è il loro significato? Non tanto quello spirituale ed estetico, quanto quello concreto e pragmatico. Io capisco che l'empirismo fa parte di quello che è fondamentalmente Death Stranding, però dannazione, che cosa minchia sono? Se quella è una ricostruzione onirica, ci sto, lo comprendo, lo posso accettare, però a quel punto perché far avere quella discussione tra Clifford e Sam? È una sorta di presa di consapevolezza che ha Sam nei confronti di suo padre? Non lo so. Possono essere i 5 BB usati per le UCA, ed è molto probabile che lo sono, ma allora che cosa significa? Che sono finalmente riusciti ad andare all'aldilà con un cordone ombelicale, stavolta bianco piuttosto che nero, quindi non sono CA? Ok! E Clifford non avrebbe mai potuto avere una visione di Sam adulto. È vero che il tempo nelle spiagge non esiste, ma non in questo modo. O meglio, magari sì, ma a quel punto exposition, non l'inutile exposition della spiaggia, in cui viene ripetuto per la terza volta quello che già si sa per un'ora. Ok? Io non ho approfondito con video di discussione, e analisi o quello che è stato infine deciso dalla community tramite magari un documento sulla wiki. Però per ora, io è la seconda volta che lo gioco, ho sicuramente compreso qualcosa in più, ma avevo già capito abbastanza la prima volta, perché il resto è molto... Ok! Cioè... Io non sono una persona che non apprezza le cose oniriche o eteree, anzi, il lato spirituale e in qualche modo, diciamo, immaginifico, ok? Di una storia, per me è fondamentale. Però c'è modo e modo. C'è modo e modo. No, no, non l'ho rivalutato. La mia valutazione è rimasta roccia. Together.
Tutto può essere, ragazze. Cioè, è possibile che Clifford riviva il momento e possa interagire con Sam, ma allora quel Clifford è il Clifford rimasto nell'aldilà, nell'aldiquà, nella spiaggia, nell'inframezzo, nel binario 9 e 3 quarti? Perché se è così, quando si vede poi Amelie risuscitare Sam, quel Clifford che va oltre non è nel presente, quello è semplicemente, dovrebbe essere... Ah no! Oddio, è tutto contemporaneo. È un paradosso, è un paradosso. Perché noi vediamo Clifford nero andare giù. E quello è quello che poi salta fuori. 8,4, non 6. Mentre quello blu che se ne va è il Clifford che ha ottenuto consapevolezza e va nell'aldilà. Quindi hai quello che va nel futuro, oltre il Death Stranding, nel suo aldilà. Quello invece del reale flashback sprofonda nel catrame e diventa l'antagonista. Ok. Ok. Questo è quello che ho capito adesso. Ok. Quindi avrebbero dovuto renderlo più comprensibile, ma quando si ferma il tempo, l'anima di Clifford interagisce con il corpo di Clifford nella visione onirica di Sam che si è connesso a lui. E porca puttana! E che cazzo! E tra l'altro, la scena post-credit mi infastidisce a morte. A me mi infastidisce a morte. È inutile. Fastidiosa. Perché sarebbe potuta essere molto altro. Diventa... meno esplicita di quello che dovrebbe. E superflua. No, Amelie sta benissimo. Amelie non può morire. Ovviamente Amelie non può morire. Non puoi distruggere una spiaggia, almeno non per ora. Volevo un cliffhanger come finale. Louise. Grazie. Complimenti ai doppiatori. Complimenti, ottimo lavoro. Ottimo lavoro. Luis uguale Lisa. C'è gente che arriva adesso e fa: ma cosa sono le CIA? E che cazzo, ragazzi? Non è il caso, dai. Cioè... ringraziando ora ad alta voce dopo il
l'inchino, diciamo silenzioso, il trono per il raid e tutti coloro che si sono iscritti oggi. Benvenuto anche a Fregoti, quindi a Pass, Loyalty to the End e The Devil. Però magari questo sarebbe stato il vero cliffhanger, ma in realtà è soltanto l'open world che si apre. 2 weeks earlier. Ok, è finita. Ehi, ti sei svegliato. Buongiorno, Sam. Ti farà piacere sapere che i tuoi segni vitali sono stabili e che ti riprenderai molto presto. Ah, non che sia colpa tua, ma cosa non darei per essere nei tuoi panni? Noi siamo sepolti vivi nell'ufficio della Presidente a lavorare come muli per preparare l'inaugurazione. Ma almeno tu sei ancora libero come l'aria. Dovresti uscire e godertela finché puoi. Potresti anche consegnare qualche ordine. Ti farà bene tornare in pista. Ricorderai che pioveva a dirotto quando sei andato alla spiaggia di Ameli. Quella volta le abbiamo prese di santa ragione, ma abbiamo migliorato molto le strutture e i veicoli della zona. Allora, i carichi depositati nell'armadietto privato di una struttura danneggiata dovrebbero trovarsi nell'armadietto in questo centro logistico. Comunque, anche se siamo impegnati, ci saremo sempre quando avrai bisogno. Se vuoi stare un po' da solo, noi ce la dovremmo fare per ora. Però cerca di tornare in tempo per il grande giorno, va bene? A presto! Ehi, Sam! Sicuro di non avere faccende in sospeso? Signori, qui si conclude Death Stranding, New Game Plus, su Sutorima. Un giorno lo riprenderemo da questo punto per fare completismo e Codex, ma è un giorno lontano. Oltre a questo, un paio di cosine. Domani non ci sarà live. No live domani. Giovedì, live dedicata a Serie X. Ok. Venerdì, cominciamo Demon's Souls su PlayStation 5. Ok. Domenica, iniziamo Coded. Alla prossima. Grazie a tutti.